Hello everyone! Ragazzi, secondo me oggi ho un video divertentissimo. La settimana scorsa ho partecipato a un evento, LingoTubers a Roma 2021, pieno di esperti di lingue, fonologia, linguistica, persone che parlano in media 4-5 lingue a testa e non sto scherzando, io in confronto mi sentivo a disagio proprio. Però io ero l'unica di Roma. E quindi ho deciso di testare alcuni dei partecipanti all'evento nel dialetto romano. E ho notato una cosa, ve la dico alla fine. 10 domande in tutto, iniziamo! Numero 1. Se io dico, ma che sei uscito coi soci? Che vuol dire? Ma guarda, non lo so. Sei uscito di testa? Sei impazzito? Non so cos'è una socia. Tipo mi sono vestita tipo male, troppo scoperta, tipo... Boh! Sei uscito con le scarpe brutte, non lo so. Cosa è successo con gli amici? Socia. Mi fa pensare soci. Vuol dire che ti sei vestita in maniera troppo da discoteca. Numero 2. Gli sta a batte i pezzi. Ci sta a provare. Ci sta a provare con la pischella. Mo corco le botte. Non lo so. Dirlo ancora. È un tipo strano forse. Che gli piace qualcuno che... sta a batte i pezzi ovviamente stanno uscendo insieme un appuntamento con questa intonazione è qualcosa di bello allora ha raggiunto successo. Numero 3. Sto a fa' golla. Mannaggia, sto fago. Non lo so, potrebbe essere tante cose. Mi sto rompendo le palle. Mi fa molto caldo. Sto sudando perché fa molto caldo. Non lo so, è caldo. Ah sì, ok. Sto a fa colla. Che sei molto stanca. C'è qualcosa che non vuoi fare, ma devi farlo forse. Sete, caldo. È sete perché fa caldo? Colla. Caldo. Mi viene da dire che significa che hai caldo, troppo caldo. Sì. 4. Stiamo a cercare Maria per Roma. Che vuol dire questo? Secondo me vuol dire tipo che stai a cercare un ago in un pagliaio. Non lo so, stai cercando una persona che non dovresti trovare. Boh. Non lo so, giri tutta le città cercando qualcosa, qualcuno. Stai provando a trovare una cosa molto piccola in un posto molto grande, quindi è troppo difficile da trovare. Ah no, non lo so, io in inglese I need a haystack, capito? Perché ci sono tantissime Marie, qui, giusto? Ma Maria in questo caso fa parte dell'espressione? Quindi Maria deve significare anche qualcosa? Maria, se penso al contesto religioso, deve essere molto presente a Roma? Boh. 5. Regà, ci sto una rota. Qualcosa che ti piace un sacco, sei in fissa con quella cosa, quindi sei ossessionato. Tipo, le cose stanno andando bene, le cose stanno andando velocemente, le cose... Non lo so, dillo ancora. Che qualcosa sta andando bene, che qualcosa funziona, forse. Tipo, ho molte cose da fare, vado in fretta. Lavoro troppo, fatico tanto, mi ci metto tutto. 6. Mi è salita una cicagna. Allora, una teoria potrebbe essere l'abbiocco postprandiale. No, davvero? Sì! Il suono è quello, ti giuro che non le so. Mi è salita là? Tipo sei distrutta, ho mangiato troppo. È quello? Cioè, l'abbiocco? L'abbiocco! Forse vuol dire ho detto qualcosa che non avrei dovuto dire o qualcosa del genere? No, non lo so.
Scicagna? Cos'è una scicagna? Stai architetto? No. Questo non mi aiuta a capire cosa vuol dire. Scicagna. 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 Non mi viene. Allora, non è qualcosa di buono? Ma chi ha messo questa cosa qui? Cioè, non ci appartiene. 7. Pensavo che questo fosse più conosciuto in generale, ma penso che sia una cosa che si usa solo a Roma. Sto ancora carissimo amico. Grammaticalmente è corretta questa frase. Ecco, questa mi mette un po' in difficoltà. Potrebbe aiutarmi se mi dai un mini esempio di dialogo. Ma l'hai già finita quella cosa? Ti dico, sto ancora carissimo amico. Sto indietro, sono messo male. C'è ancora molto lavoro da fare. Però mi hai aiutato molto con l'esempio. È vero. Non l'avrei capito questa. Questo non l'ho mai sentito. Hai bisogno di più tempo, sembra. Tipo, non ho finito. Quasi. Ci devo proprio pensare. Non ha senso per me, mi dispiace. Che ancora sto pensando a come devo fare questa cosa, ma non ho cominciato perché ancora non so come farlo. Lui è ancora un amico anche dopo, non so, una rottura. Sembra una rottura, forse. No. Sto ancora carissimo amico. E ha a che fare con la tua relazione con qualcuno? No. Ha a che fare con qualcosa che ti dà fastidio? L'hai finita quella cosa? No, sì, sto ancora carissimo amico. Forse significa sono nel bel mezzo di fare qualcosa, il progetto non finisce mai. 8. Non te sai tenere un cece in bocca comunque. Non sai tenerti un segreto. Si dice a Mimentarino? No. Farri sempre. Magari non riesci a tenere un segreto? Che non sai. Come si dice? Tipo mantenere un segreto? Sei deficiente. Ma parli troppo. E non sei bravo a scandire le parole. 9. Cosa sono le cerase? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Ha a che fare con l'abbigliamento? Frutta? Ciliegie? Sì. Cherries? Ah sì? Ciliegie? Sono ciliegie. Perché è latino. Chiarasum o cerasum nella pronuncia scolastica. Un mobile. È un frutto. Cerase. Le ciliegie? L'ultima. 10. Cosa sono le mele persiche? Le arance? Boh, non so, aspetta. Melone, non so. Is the pear? Oh, mele persiche sono le pesche. Perché, questo è latino, perché pesca, quindi persica, persica è contratta. Persica, 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 pesca. Capricocche? Ragazzi, ho notato come il latino aiuta tantissimo nelle parole dell'italiano antico, tipo quello di Trilussa, tipo le mele persiche o le cerase. Boh, è stato molto interessante. Voi quante ne sapevate se non eravate di Roma? E se siete di Roma, vi sono piaciute le mie scelte? Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, ci vediamo alla prossima. Ciao! Piacere mio, grazie per avermi avuto sul tuo canale, è stato un onore. Ciao! È divertente!